E ora, come ogni martedì, lo vedete, tutto il bello che c'è. È una cantante brasiliana molto famosa nel suo paese. La sua vita è un inno alla gioia. Maria Grazia Capulli l'ha incontrata. Scopriamo insieme chi è. Nessuno, ti giuro, nessuno. Mafalda Minozzi, in realtà italianissima, è una vera star della musica in Brasile. In Italia ancora pochi purtroppo ne conoscono il talento, la voce vellutata, la rara grazia. Perché la scelta del Brasile? Il fatto è che la vita poi effettivamente è molto più grande rispetto a quella che ci viene proposta proprio lì per lì quando nasciamo. È solo percorrere delle strade con coraggio, con forza, cercando magari quello che tu vuoi. Io ho sempre voluto cantare, no? A me sembra che tu sia molto, se posso dire, nel mood brasiliano, cioè quello stile, quella, trasmetti quella gioia di vivere un po', l'allegria della musica popolare brasiliana. Grazie, è bellissimo quello che mi dici. Tanto che mi sono emozionata in quello che hai detto. Io credo che il Brasile mi abbia dato la possibilità di esprimermi con la mia lingua, tanto che io sono famosa per cantare la nostra grande musica del cantautorato italiano, però con un modo, loro lo chiamano un ginga, con un modo diverso del ritmo che diventa anche una maniera poi di camminare, di muoversi, di parlare. In Brasile ogni concerto di Mafalda Minozzi registra il tutto esaurito e il pubblico la ama non solo per il suo grande talento, ma anche per la sua generosa umanità, per la forza che sa trasmettere. Ci sono nate delle situazioni pazzesche, tipo persone che avevano lasciato di curarsi e che sono ritornate a fare chemio, radioterapia dopo i miei concerti. Io sono andata a trovarle all'ospedale. Ma Mafalda non si ferma, ha ideato e messo a punto un bellissimo progetto di canto per i bimbi nelle scuole. Oggi abbiamo 174 scuole pubbliche che in Brasile fanno, seguono appunto il nostro cammino, dove io coordino tutto il loro lavoro. Quindi io faccio dei concerti con loro, lavoro con loro e sono molto orgogliosa di questo. Quindi un bel modo per aiutare i ragazzi a trovarsi, a uscire da situazioni che magari potrebbero essere molto brutte. Di grande disagio. Di grande disagio. Io dico sempre, no? Io ho sempre lottato contro la droga, sempre. E quindi questi sono sottratti proprio da questo mondo, soprattutto dalle favelas, perché loro lì hanno il loro centro di smistamento. Per cui vedere che questi bambini rinunciano magari ad andare in quella situazione per scegliere di andare a fare prove o di studiare uno strumento, uno spartito, sono veramente sottratti dalla criminalità. Ti dà felicità fare questo? È bellissimo, voler bene, amare, forse questa è la felicità, amare. Amare nella maniera più totale e sempre, sempre in maniera disinteressata, sempre, non ti aspettare niente, niente, lo so, è difficile, eh? È di una difficoltà pazzesca, diciamo amo e poi come, ma questo mi sta trattando male, ma perché? Perché è nella natura umana, perché poi alla fine l'amore arriva. Questa agita, e questa strada.